inizio a salutare chi c'è già. Ciao a tutti, c'è il mio aiutante in regia che mi dirà quando siete più o meno tutti, così poi iniziamo con gli esercizi. Intanto spero che stiate tutti benissimo. Grazie per essere qui con me a fare il nostro stretching. E, oggi abbiamo una novità e possiamo terminare la sbarra. Quindi, per chi vuole finire gli esercizi, andare fino ai grand battement, non solo fino ai rond de jambe à terre come abbiamo fatto le volte scorse, dopo gli jeté alla sbarra, finiamo un attimo la diretta, beviamo un bicchiere d'acqua e ci riconnettiamo, così chi vuole finire gli esercizi con me ha la possibilità di finire tutta la sbarra. So for UK, after jeté, we will stop for 1 minute the direct. You can drink a glass of water and you can come back and finish the bar if you want. Ecco, vorrei fare un saluto dal cuore a Emanuela e, Paolo, che sono la sorella e il fratello di Roberto, che ci guardano sempre con la mamma Maruccia e la bellissima moglie di Paolo, naturalmente, bravissimi, che fate sempre gli esercizi. E poi due bimbe, una di 5 anni che si chiama Beatrice come me, ciao Bea, e una di 3 anni che si chiama Olimpia, che fanno anche loro tutti gli esercizi e sono bravissime. Ok, allora direi che cominciamo. Come sempre, tutta la struttura uguale. Adesso ripassiamo 2 secondi gli esercizi distesi, ma oggi ci sono due novità anche per lo stretching. Visto che abbiamo qualche minuto in più per la sbarra, ho pensato di aggiungere qualcosina anche per chi fa solo stretching. Inizieremo quindi, prima di fare il pastè con la musica come al solito, faremo uno stretching per un muscolo qua dietro che si chiama piriforme, che ci permetterà dopo, spero, dovrebbe, di fare gli esercizi più sciolti. Quindi, distesi come al solito, gamba piegata, la destra incrociata, caviglia sopra il ginocchio, alzo la gamba e prendo sotto il ginocchio sinistro, che poi lascio la gamba molle, morbida. E tiro senza tirare, dobbiamo rimanere così per 1 minuto. 1 minuto con la destra, cambio, prendo sotto, ginocchio e rimango lì. Non devo sentire nessun dolore. È uno stretching dolce per allungare questa parte. Ruben ci farà da cronometro. Quindi iniziamo con questo, distesi, piego la sinistra, incrocio la caviglia destra sopra il ginocchio. Alzo, mani sotto, Ruben dacci il via, 1 minuto. Ok, adesso stiamo così per 1 minuto. Adesso, quando Ruben ce lo dirà, cambiamo la gamba. Ok? Stop. Cambiamo gamba, incrociamo la sinistra Via. e stiamo 1 minuto così. È uno stretching molto dolce che però allunga quel muscoletto che poi ci permette di essere un po' più sciolti.
Stop. Ok, adesso iniziamo come al solito, distesi, i passi alternati con destra e sinistra 4 volte, due gambe 4 volte, passi tiro al petto alternato 4 volte, développé, ginocchio teso e scendo alternato 4 volte, 8 volte su e giù con la destra, 8 volte poi con la sinistra e lo stretching della schiena. Come sempre, per chi sta facendo da tanto tempo non stava facendo esercizio, piccolino, con dolcezza e un po' alla volta i muscoli si lasceranno andare. Quando finita la schiena ci sediamo, oggi non ci fermeremo, andiamo avanti perché mi potete copiare e comunque ve lo suggerisco, così riusciamo a fare un po' più di cose. Va bene? Per cui, chi è da tanto che non fa esercizio? Piccolino, dolcemente, e il corpo si lascia andare. Gamba destra, passé, sviluppo, stendo bene il ginocchio e scendo teso. E sinistra, sviluppo, stai e giù. Destra, stendi, stai e giù. Sinistra, stendi, stai e giù. 8 volte per facciamo tutti insieme
otto, allungo e vado sulle gambe, fino a dove posso. Stai, 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 stai e torna, incrocio la destra, torsione del busto, ancora, allungo e stai fino all'otto. Vengo su con la parte alta del busto e facciamo 50
pausa, conto 10, durante la quale, come mi ricorda sempre la mia amica Randy Ingerman, respiriamo, ok? E poi ne faremo altri 50, pausa. Chi vuole farli con le gambe su, fa come preferisce. Poi abbiamo i nostri 10 o 20, per chi se la sente, di questi con la respirazione. Ogni volta che prendiamo la gamba, espiriamo. Ok? Pronti? 3, 2, 1 e 1, 2, 3. Io conto e voi respirate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora. E 1, 2, 4, 5 e giù. Ancora 10 di pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso ne facciamo 20 degli altri. Chi preferisce fermarsi dopo 10 si ferma. Mi raccomando, anche qua il collo, come se il mento, come se toccasse lo sterno. Pronti? 3, 2, 1 e 3, 4, 10, 20 e giù. Conto fino a 10, respiriamo e ne facciamo tutti altri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronti? E l'abbiamo già fatto, mi sembra, la volta scorsa, non mi ricordo. Comunque, andiamo su col bacino, teniamo forte i glutei. Quando scendiamo, sentiamo bene una vertebra dopo l'altra che si appoggiano al pavimento, ok? Se a qualcuno, quando va su, sente dolore alla schiena, può provare ad allungare un po' di più le gambe e farlo più piccolino. Trovate la vostra posizione per non sentire dolore alla schiena, ok? Allora, andiamo su, rimaniamo 4 tempi e torniamo giù. Pronti? E su, 2, 3, 4 e giù, 2, 3, 4. Ancora su, 2, 3, 4 e giù, 2, 3, 4 e su, 2, 3, 4, giù, 2, 3, 4, ultimo su, 2, 3, 4, scendo, 2, 3 e 4. Prendo le ginocchia e dolcemente le tiro al corpo, senza sentire dolore, senza, deve essere uno stretching per la schiena che ci fa sentire bene. Quindi fino a dove potete, un momentino, 5 secondi di stretching. 1, 2, 3, 4,
5. Ok, passiamo alla sezione glutei. Guarda se si vede come se lo metto così. Ok, come sempre, 50 piccolini, piccolini su, giù, destra, sinistra e poi su, piegato, teso, 10, 10 e poi 10, teso, teso, su e giù. Ok? Pronti? 3, 2, 1 e 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, cambio gamba e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Ok, ci tiriamo su. 10 con gamba piegata, tesa, ginocchio mi raccomando, bello teso quando lo stendiamo. Pronti? Piego e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, piego e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso ne facciamo 10 con la gamba tesa su e giù. Pronti? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bene. Stretching della schiena, mi siedo sui talloni se posso, allungo le braccia e sto 8 secondi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 e 8. Momento di grande sforzo, Ruben. Facciamo, oggi proviamo 35 secondi di plank, ok? Chi vuole smettere prima, naturalmente, può smettere prima. Gomiti giù, mani unite, mezze punte dietro e corpo il più orizzontale possibile. Dacci via. 3, 2, 1, via. Via. Stop. Adesso facciamo la nostra sfinge. Quindi, mani davanti alle spalle, vengo su fino a dove posso, sempre come allungamento, anche se è solo la testa, va bene, basta che sia in allungamento. 8 volte. Pronti? E su e giù. E su e giù e su
Inizia prima sempre la testa e giù e su e giù, ancora tre, su e giù e su e giù. Ultimo, su e giù. Ok, facciamo il gatto con la respirazione che inspira quando curvo e espira quando inarco. 8 volte. Pronti? E 1. E giù. 2. E inarco. E 3. E inarco. E 4. E 5 e inarco e 6 inarco e 7 e 8 e inarco bene e ok. Parte terra finita, passiamo al nostro press barra in piedi. Puoi prendere il regista, prende tutto. Torna.
mezze punta, rimanendo sempre su con il corpo. Ancora 8, 1, 2, 3, 4, 5, polpacci,
fino alla fine, cambio braccio, chi non può, tira il gomito. Braccia, asciugamano, elastico, felpa, quello che abbiamo. Ruben, si vede meglio così con la luce? Ok, pronti? E su e dietro, mi raccomando, impugnatura comoda. Non sentiamo dolore. E su e avanti. E su, gomiti tesi nel passaggio più che si può. Anche adesso. E ritorno. Ancora su e dietro. E su e torno. E su e dietro e su e ritorno. Adesso possiamo prendere l'impugnatura un po' più ravvicinata e facciamo l'altro esercizio. Sulle braccia piego i gomiti, angolo retto con la vita, mani non chiuse, aperte. Torno su e torno giù, torno su e giù, e su e giù, guardo a destra, dritto, sinistra, dritto, e destra, dritto, sinistra, dritto. Guardo giù, torno, guardo su, torno, guardo giù, torno, guardo su, torno, orecchio destro alla spalla e dritto, sinistra e dritto. E destra e dritto, sinistra, dritto, metto giù l'asciugamano, l'elastico, rimanendo con le spalle
belle aperte e cerchiamo di mantenere questa sensazione anche per la spalla, il più possibile. Ok, allora iniziamo con i plié. Io mi metto sempre la pece casalinga, che è l'acqua. Ricordo sempre, per chi non fa danza da tanto tempo, ginocchia bene sopra le dita, attenti a non fare questo. Chi non ha mai fatto danza o davvero non la fa da tantissimo, se non vuole fare il grand plié, fa un demi-plié in più. E come sempre, prima, seconda, ok? Per tutti, chi è un po' più allenato, facciamo plié sul braccio, plié, stendo, allungo, grand plié, torno, vertebra avanti, cambre dietro, uguale in tutte le posizioni, plié sul braccio, plié, stendo, allungo, grand plié, vertebra alla sbarra, torno, vertebra al centro, quarta posizione, uguale, giù il braccio, plié, stendi, grand plié, avanti, dietro, quinta, plié, stendi, grand plié. Chi se la sente fa tutto il round, altrimenti avanti, dietro e piccolo relevé. Quando facciamo il corps de bras, qui su con il corpo e qui attenzione alla spalla che non si muove il male indietro, dritta. Ok? Avanti,
dietro. Da dietro, uno,
appoggio, torno, quinta e giù, ok? A sinistra, e uno, due, cloche, dietro, cloche, seconda, appoggio, vertebra, e da dietro. Bene, jeté. Allora, jeté, facciamo développé piccolino, quinta, jeté, jeté, développé la seconda, quinta, jeté, jeté, développé dietro, quinta, jeté, jeté, un piqué seconda, quinta, un piqué, quinta, e tutto da dietro, développé. Quinta, jeté, jeté, développé. Quinta, jeté, jeté, développé. Quinta, jeté, jeté, un piqué. Quinta, un piqué. E quinta. Nel développé, fortissima la pancia e per un secondo rimaniamo. Stai, quinta, jeté, jeté. Stai, quinta, jeté, jeté. Naturalmente stai se te la senti, se è da tanto che sei fermo lo fai un po' più morbido solamente per smuovere l'articolazione del ginocchio. Ok? Pronti? E développé, jeté, jeté, développé, quinta, jeté, jeté, développé, quinta, jeté. Jeté, piqué, finta, piqué, da dietro. Una. Développé. Avanti. Piqué. E giù. A sinistra. Stai. Jeté, jeté. Stai. Beviamo un goccino d'acqua e ritorniamo subito qui. Sicuro? Beh, sì. Ciao. Mancano ancora 5 minuti. Lo so. Non senti cosa di fare all'inizio. Io sono qua, vi aspetto che... Ok, allora riprendiamo dai rond de Jean Bartel per chi vuole continuare la sbarra. Facciamo dalla prima, plié, stendi sempre con la spalla che non va a gobba, spalla ferma, braccio con gamba uguale, fianco e spalla non si muovono. Quindi plié, stendi, un rond lento, un altro rond lento, due, veloci, battement avanti, passé,
Développé, appoggio, e rond, stai, ne facciamo un altro, rond, e prima, e da dietro, plié, stendi, uno lento, stai, un altro lento, stai, veloce, veloce, battement, passé, appoggia, sviluppa, appoggia, rond, pointé, ancora rond, il grand jeté, e prima, grand plié, port de bras avanti, cambio dietro, port de bras alla sbarra, relevo in prima, passo in quinta, o coupé, o passé, o anche piatto, piccolo equilibrio. Quindi, uno plié, uno lento, due veloci, battement, passé, développé, appoggio, e due, io li chiamo lancé. Ok? Pronti? Schiena, plié, lento, ancora lento, veloce, veloce, avanti, passé, sviluppo, appoggio, su, e su, e da dietro, dietro, stai, lento, lento, veloce, una, due, battement, e lancé, stai, grand plié, allunga, porte bra avanti, cambia dietro, alla sbarra, relevé, piccolo equilibrio, e giù. Adesso facciamo a sinistra. Quando facciamo le lancé, attenzione che sia in fuori che in dentro, quando la gamba scende il corpo sale, eh? Non mi appoggio. Anche quando è alle dame il corpo sale, ok? Plié, stendi, rond, ancora rond, veloci, battement, passé, e su, corpo, ande dame, due veloci, facilissimo, uno in croce,
fondue, avanti, fondue, seconda, fondue, dietro, cloche, cloche, e alle dame, fondue, dietro, fondue, seconda, fondue, avanti, cloche, cloche, e in giù. Quando facciamo il fondue, attenzione sempre alla gamba di terra, ginocchio, più possibile allineato con le dita. Quando le gambe scendono, il corpo sale e cloche ancora più su, come se non stessimo neanche toccando terra. Ok? Uno in croce, cloche, cloche, ande, dame e fine. Pronti? Cordella. E uno. Avanti. Corpo su. Dietro. Cloche. Cloche. Dietro. Il polpaccio,
altrimenti chi non se la sente di tirare sulla gamba può fare dei corps de bras andando avanti, dietro, alla sbarra per due volte. Facciamo solo avanti seconda e rifacciamo avanti seconda e giù con la mano. Pronti? Su, piede o polpaccio, sviluppo con la schiena dritta, vado alla seconda, corpo dritto, non storto, dritto, e rifaccio, passetti, pallone, corpo dritto, tengo un attimo e subito a sinistra, passè, piede, stendo, seconda, ancora passè, adesso stacco la mano e giù. Ok, se volete bere un goccio d'acqua, bevete 2 secondi, se avete bisogno, ok. Poi naturalmente mi scriverete se volete esercizi un po' più veloci, io sto pensando a un livello che vada bene per tutti, anche per chi non fa danza da tanto, quindi aiutatemi voi a fare nel caso gli esercizi più giusti per il gruppo. Ok, ultima cosa, la sbarra, facciamo grand battement, 3 in croce, quindi e 1, e 2, e 3, seconda, 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 dietro, 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 plié, relevé e a sinistra, 3 davanti, 3 seconda, 3 dietro, plié contendu, relevé e dall'altra parte. Li facciamo, chi non fa da tanto, importante, corpo d'acciaio, solo la gamba, può essere anche bassa, basta che non si muova niente nel corpo, non si deve muovere niente, piccolina, col ginocchio teso e corpo d'acciaio. Pronti? E 1, 2, 3, seconda.
contenta che abbiamo finito la sbarra. Allora, ci vediamo giovedì, no, venerdì alle 3, ok? Venerdì alle 3, un'ora prima del solito. For UK at 2 o'clock. Non mi resta che augurarvi di continuare ad essere felici, positivi, sorridenti, perché la nostra luce può guarire il mondo. Ciao a tutti!